A fine ottobre si terrà questo importante convegno o assemblea delle chiese dell'Umbria e noi come istituto teologico e come istituto di scienze religiose diamo un contributo che ci è proprio, cioè attraverso lo studio delle chiese e dal punto di vista storico e dal punto di vista del loro sviluppo. E quindi terremo una giornata di studio ad Assisi il 10 di ottobre, a cui sono tutti invitati, parteciperanno tutti i vescovi dell'Umbria, i docenti dell'Istituto Teologico, e si tratta di un momento di approfondimento con delle relazioni che avranno a che fare con la ricezione del Concilio Vaticano II e poi la sinodalità delle chiese dell'Umbria e poi ovviamente la presentazione del presidente della Conferenza Episcopale Umbra, Monsignor Boccardo, dell'evento che si terrà più avanti. Ecco, noi vogliamo in qualche modo favorire attraverso la ricerca teologica e storica l'approfondimento di quello che poi avverrà a Foligno. Con una partecipazione di delegati di tanto popolo. Ma noi volevamo proprio insistere su questi aspetti che avremo modo anche poi di divulgare per tutti coloro che parteciperanno o tutti coloro che sono interessati alla storia della Chiesa nel nostro territorio.